Sindaco, una giornata importante, un potenziamento per l'offerta sanitaria per il territorio, ne beneficia tutta la città sicuramente. Assolutamente sì, la città, il territorio, credo che questa sia un'occasione veramente unica, un ospedale che cresce, che offre dei servizi ulteriori a beneficio dei cittadini e la visita del nostro governatore rende ancora più qualificante questa iniziativa che la dottoressa Matranga mi prospettò circa un anno fa e sulla quale abbiamo condiviso alcuni aspetti per quanto riguarda quella che è stata l'attività anche della nostra pubblica amministrazione. Sono passaggi importanti, l'ospedale di Civitavecchia ha una funzione assolutamente fondamentale per i cittadini, per la città, come dicevo, per il territorio e il fatto che si stia ampliando e che stia acquisendo ulteriori servizi e ulteriori modalità di approccio proprio nell'interesse del cittadino, credo che sia qualcosa di molto funzionale, essenziale ed importante. Servirà a decomprimere il numero di pazienti in attesa di ricovero, sono 10 posti che sistemano sulla carta. Adesso sono stati realizzati e quindi metteremo questi letti a disposizione dell'ospedale e dei cittadini su tipologie di pazienti particolari, quindi pazienti di media intensità, pazienti con problematiche da osservazione. I ricoveri in medicina d'urgenza non dovrebbero essere troppo lunghi, dovrebbero essere massimo 3 giorni e quindi dovremmo creare un volano molto più veloce rispetto a quello che c'è adesso. La situazione dell'ospedale di Civitavecchia rispecchia quella nazionale e anche della regione. Io ho solamente 3 medici del Servizio Sanitario Nazionale su 21 che me ne servirebbero, quindi fate un po' il calcolo voi e le soluzioni prospettate non sempre sono adeguate. Il problema è un problema nazionale, le misure messe in campo dal governo col decreto bollette vanno in questa direzione nel senso di invogliare le persone a rimanere nel pubblico, a non scappare nel privato. Diceva prima il Presidente che anche al concorso per medicina generale hanno partecipato e l'hanno vinto molti medici di pronto soccorso e anche di ospedale. E questo capite che è un problema, perché è vero che la medicina territoriale ha carenze, però spostare da una parte all'altra significa raddoppiare il problema. E siccome un medico d'urgenza non si improvvisa, perdere questo capitale umano sarà un problema notevole. Quindi con queste misure spero che si possa bloccare l'emorragia e poi ci dovranno essere delle ulteriori misure per implementare il numero delle persone che vengono a lavorare in pronto soccorso. I concorsi vanno deserti, quindi non è che non c'è la volontà di assumere, ma i concorsi vanno deserti. L'anno scorso concorso per 150 posti per tutta la regione, si sono presentati in 50. Capite che non si risolve così il problema. Il sistema diventa attrattivo quando ci stanno più soldi e migliori condizioni di lavoro. Io ho medici che fanno 11 notti al mese, sono degli zombie deambulanti, senza vita sociale, senza vita di famiglia. Ecco perché la gente scappa. Ed è strettamente connesso boarding, cioè difficoltà a ricoverare dei pazienti con le condizioni di lavoro e la carenza dei medici. Quindi se non si blocca questo circolo vizioso, il sistema sanitario e quello dell'emergenza salta. Quindi ben vengano queste manovre per bloccare l'emorragia. È stato un evento importante, un momento importante, io sono molto lieta della partecipazione del Presidente perché testimonia una vicinanza, un'attenzione anche a luoghi che sono fuori dall'area romana. E per questo ospedale, per questa città e per questo territorio oggi è una giornata importante perché questo reparto aggiunge 10 posti letto di medicina d'urgenza. E il valore dell'opera è di 2 milioni e mezzo di euro e lo sottolineo perché siamo riusciti a fare la gara e a realizzare i lavori in un tempo complessivamente di poco più di 7 mesi. La gara è stata indetta il 5 agosto, aggiudicata il 25 settembre, il 27 settembre è stata nominata la commissione, si è riunita 6 volte e è riuscita in tempi strettissimi a chiudere la gara. Altrettanto rapidi sono stati i tempi di esecuzione e quindi in poco più di 7 mesi siamo riusciti non solo a fare la gara ma anche a concludere i lavori. È un reparto importante oggi perché funzionerà da polmone che ci consente di ospitare i pazienti ricoverati in piazza
piastra per cominciare nella piastra i lavori di 6 posti letto di terapia intensiva e 6 di subintensiva, in modo a settembre di quest'anno di cominciare i lavori del pronto soccorso e restituire alla comunità un ospedale, possibilmente per la fine dell'anno, l'inizio dell'anno prossimo, con un nuovo pronto soccorso, nuovi posti letto di terapia intensiva, subintensiva e 10 posti letto di medicina d'urgenza. Noi ce la stiamo mettendo veramente tutta e quindi diciamo ci auguriamo che tutto possa procedere nella direzione giusta. Dovremo naturalmente popolare questi nuovi reparti di risorse, quindi il grande sforzo in questa fase è anche quello di assumere medici, assumere infermieri. Su questo ovviamente ci sono delle difficoltà, ma insomma stiamo veramente facendo di tutto per superarle. In questo senso credo che un aiuto possa venire anche dal nuovo disegno di legge varato in questi giorni dal governo, misure a favore delle famiglie, delle imprese, ma anche degli operatori dell'emergenza urgenza, quindi mi sembra che ci siano tutti i presupposti per fare un buon lavoro. È una giornata importante, per non solo per Civitavecchia, per il suo territorio, per tutta la sanità, in questo momento in cui l'emergenza urgenza è un po' la priorità della nostra regione, venire qua per non solo inaugurare questo reparto in maniera doverosa per un bel lavoro fatto anche per quello che riguarda le tempistiche, ma anche per congratularmi con la direttrice, la direzione sanitaria e il primario, il dottor Susi, per un lavoro d'eccellenza che comunque è stato fatto non solo con questi lavori specifici, ma parlo proprio in termini clinici di risposta ai bisogni della comunità e chi accede alla struttura in una situazione di emergenza urgenza, quindi tutto qua, è una doverosa però anche piacevole presenza. Il ministro Schillaci qualche giorno fa alla Camera ha fatto un po' il punto sulla carenza del personale medico sanitario, quali saranno le strategie messe in campo da Regione Lazio? Ma guardi, stiamo facendo una ricognizione con tutte le aziende in questo momento, anche per capire da un lato i reali fabbisogni dei territori, quindi stiamo studiando proprio i flussi, ci siamo fatti dare i flussi anche dal Ministero della Sanità per capire in termini proprio di mobilità intraregionale o extraregionale, proprio per avere e quindi individuare le specialità nelle varie province, nei vari territori e distretti della nostra regione dove intervenire, quindi su questo. Per quello che riguarda la medicina d'urgenza, sicuramente quella è una preoccupazione. Ho notato con ansia che anche nella recente selezione per il corso per i medici di medicina generale sono stati diversi i medici che stanno lavorando in pronti soccorsi che vogliono, quindi si iscrivono per lasciare e dedicarsi alla medicina generale. Quindi è un segnale inquietante. Stiamo studiando delle misure, non voglio anticiparle perché non mi piace, quando sarò pronto farò una conferenza stampa a proposito, proprio per sostenere, tra l'altro lo dico, sia il personale infermieristico, c'è un problema di programmazione, lo sappiamo, per analoga situazione ovviamente per gli specialisti, i medici specialisti, per i medici di medicina d'urgenza tra l'altro c'è un problema perché chi sceglie di fare la medicina d'urgenza molto spesso lo fa proprio per una vocazione, insomma, questo vale sì per tutti i sanitari, ma c'è proprio un qualcosa, un quid, perché voi sapete che insomma, tranne rare eccezioni, tra l'altro non hanno uno sbocco esterno, magari molte altre specialità volendo fanno l'intramegna, fanno quindi anche nel tempo libero, possono anche fare attività privata e il medico d'emergenza vive all'interno della struttura che abbraccia e nella quale vorrebbe trovare la soddisfazione che merita. E quindi questo è un dovere, cioè anche affrontare quello che è il mercato, perché comunque ahimè di questo stiamo parlando, anche se odio questo termine quando si parla di sanità, però il dato di fatto è che occorre trovare delle soluzioni che sostengano chi ha questa passione e possa davvero coltivarla trovando soddisfazione, qualità e adeguata remunerazione. Presidente, per Cerveteri e la Dispoli l'ospedale è una possibilità concreta? Guardi, ci stiamo lavorando all'esito di questo lavoro proprio sui flussi. Quello che, su cui io mi penso di poter dire con certezza è che noi insomma sulla zona di Cerveteri lì c'è poi da studiare anche tutta la parte che risponde al Viterbese, no? Quindi mi dovete dare ancora qualche settimana per la risposta sul territorio sarà forte.
però io in questo momento non mi sento di esprimermi ancora.